Ciao amici, la nostra amica Barbara, che scrive sempre nei commenti, ci ha regalato un'altra delle sue ricettine speciali. Sono biscotti fatti in casa, è una ricetta antica di sua nonna Anna. E allora grazie Barbara e grazie nonna Anna. Se avete già l'acquolina in bocca anche voi, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E poi, volete mandarmi anche voi le vostre ricettine? Scrivetele nei commenti e le più golose e sane diventeranno un video. Gnam! Siccome una ricetta antica, gli ingredienti si misurano così, con un bicchiere di carta, perché una volta i bicchieri erano più piccoli. Allora, ingredienti: un bicchiere di zucchero di canna, un bicchiere di olio extravergine di oliva dal sapore delicato, un bicchiere di vino, mezza bustina di lievito per dolci, cannella a piacere, uvetta ammollata e noci a pezzettini a piacere. E la farina? La farina è integrale e va aggiunta a occhio fino a ottenere un impasto simile alla frolla, né troppo duro né troppo molle e facilmente lavorabile. Ovviamente si impasta con le mani, come facevano le nonne. Preparazione: in un'insalatiera mescolare con una forchetta lo zucchero di canna e l'olio, poi aggiungere il vino e continuare a mescolare. Poco per volta aggiungere la farina integrale e il lievito. A questo punto aggiungere a piacere cannella, uvetta e le noci a pezzettini. Impastare bene con le mani e formare delle palline, appiattirle leggermente e infornare su una teglia coperta di carta da forno a 180 gradi. Rigirare a metà cottura quando la parte sopra è dorata. Il tempo di cottura varia in base alla dimensione dei biscotti e davvero basta un po' di pratica per diventare esperti. Il trucco dello chef. Barbara consiglia di aggiungere a piacere gocce di cioccolato, mandorle, pinoli, pistacchi, vaniglia, buccia di limone o arancia per rendere la ricetta ogni volta invitante e diversa. Benefici: non contengono zucchero bianco ma zucchero di canna, non ci sono grassi come uova o burro, la farina integrale limita l'assorbimento degli zuccheri, le noci e l'uvetta saziano molto, sono un ottimo spezzafame, bastano due o tre biscotti e un bel tè caldo o freddo per saziarsi, sono adatti anche ai bambini perché l'alcol in cottura evapora. Io corro a farli, una vera delizia. Ecco, adesso potete provarli anche voi e scrivere nei commenti a me e a Barbara come è andata. Io aspetto le vostre ricette, sono sicura che saranno buone. Buonissime. Nel frattempo, per vedere tante altre ricettine sane e sfiziose già pubblicate, basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Aspetto di leggervi nei commenti. Mangia consapevole e vivi meglio!